consueta analisi e presentazione del fine settimana cestistico per quanto riguarda le squadre campane impegnate nei tornei di Serie A e anche di Serie B al maschile. Andiamo come sempre con ordine, iniziamo dal massimo campionato del basket italiano che gioca in questo fine settimana il 19° turno del girone d'andata della stagione regolare, in attesa poi della lunga pausa che si protrarrà fino al prossimo 5 marzo per le Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino nel prossimo fine settimana e poi i successivi impegni della nazionale di coach Pozzecco con Ucraina e Spagna, quindi 19° turno prima di una lunga pausa di circa 20 giorni per poi riprendere appunto la stagione il prossimo 5 marzo col 20° turno della stessa stagione regolare. Andiamo con ordine, dicevo, e presentiamo l'impegno in anticipo della Gevi Napoli Basket sabato sera alle ore 20:30 nell'ambito appunto del 19° turno della stagione regolare in diretta su Eurosport 2. Capitano Uglietti e compagni saranno di scena sul parquet del Palaverde di Villorba contro la locale formazione della Nutriballet di Treviso. Arbitreranno i signori Rossi, Bettini e Pepponi. Nel match spareggio con i biancazzurri veneti guidati dall'argentino Marcelo Nicola e che furono battuti di misura 84-82 nel match d'andata disputato al Palabarbuto, per Napoli ci sarà naturalmente da impegnarsi notevolmente. I vari Banks, Iragubu, Ellis, Jantunen, Zanelli, Invernizzi e compagni sono un roster di buon livello e vengono anche da un periodo molto positivo della loro stagione nella quale si sono naturalmente fatti valere. Non ci sarà l'ultimo arrivato in casa Gevi Napoli Basket nell'impegno di sabato sera. L'ala statunitense di 201 cm del 1993, Thomas Wimbush, ex Nanterre, ultimamente allo Zenit San Pietroburgo. Il giocatore arriverà in queste ore probabilmente in città, il suo esordio in maglia azzurra e quindi rimandato alla ripresa del campionato, come detto, il prossimo 5 marzo nel match interno con Varese al Palabarbuto. Wimbush, tra l'altro, sostituirà nel roster dei partenopei il partente Devin Davis, che è stato prima sospeso per motivi disciplinari dal Napoli Basket e poi naturalmente con lui è stato rescisso consensualmente il contratto. Passiamo ora alle vicende dell'altra squadra campana impegnata nel massimo campionato della pallacanestro italiano, stiamo parlando della Givova Scafati. Dopo la sconfitta di misura nel derby con Napoli, la formazione gialloblu guidata da coach Attilio Caia torna a giocare fra le mura amiche. Lo farà domenica alle ore 18 alla Beta Arena Palamangano, affrontando la formazione della Dolomiti Energia Trentino. Per i gialloblu naturalmente è imperativo è tornare alla vittoria, sono anch'essi nel gruppo delle squadre a 14 punti e hanno necessità di conquistare i due punti in palio. La formazione ospite bianconera trentina è invece all'ottavo posto della graduatoria con 18 punti ed è una formazione di buon livello, anche se viene da due sconfitte consecutive, quella casalinga in campionato contro Sassari e quella rimediata in Eurocup in settimana contro Ankara. Tra l'altro Trento si presenterà a Scafati anche priva dell'ala americana Drew Crawford, che si è infortunato la settimana scorsa e di conseguenza rimarrà lontano dai parquet probabilmente per 3 settimane. Senza Crawford comunque Trento è una squadra temibile, quella guidata da coach Molin, con i vari Forrai, Spagnolo, Flaccadori, Udom e anche Grazulis, Atkins e Lockett, squadra naturalmente capace di ogni risultato in positivo e squadra fornita in ogni reparto di giocatori di buon livello tecnico per la Serie A. Quindi per Logan e compagni un impegno importante casalingo sicuramente da vincere in funzione poi della lunga pausa del campionato che riprenderà, come abbiamo già detto, soltanto il prossimo 5 marzo dopo la disputa delle Final Eight di Coppa Italia in quel di Torino e gli impegni nazionali di coach Pozzecco con Ucraina e Spagna. Arbitreranno il match alla Beta Ricambi Arena Palamangano di Scafati, signori Borgioni, Quarta e Catani. Appuntamento domenica alle ore 18. Passiamo ora agli impegni delle squadre campane di Serie B, tutte impegnate nel girone di 19° turno, anche in questo caso della stagione regolare per il campionato cadetto.
Andiamo a guardare però la graduatoria e le posizioni nella stessa delle formazioni della nostra regione. Al quarto posto il Sant'Antimo, al sesto la Juve Caserta, poi al nono la Delfessa Avellino, all'undicesimo il Sala Consilina Basket, al dodicesimo la Virtus Arechi Salerno e in fondo alla classifica, purtroppo ancora a digiuno di vittorie, la Bava Virtus Pozzuoli. Dicevo, 19° turno della stagione regolare, tutte le partite delle squadre campane si giocheranno alle ore 18. Infatti il derby tra la Bava Virtus Pozzuoli e la Geco Partenope Sant'Antimo, in un primo momento programmato per sabato, è stato poi posticipato a domenica e si giocherà alle ore 18 al Palatrincone a porte chiuse, probabilmente un match importante per entrambe le formazioni. Naturalmente la Bava Virtus Pozzuoli vuole muovere la classifica e finalmente conquistare i primi punti in palio della propria stagione, mentre la Geco Partenope Sant'Antimo, che viene dalla inopinata sconfitta interna di domenica scorsa contro Taranto, vorrà brillantemente rifarsi e naturalmente tornare ad essere protagonista in questa stagione e rinnovare le proprie ambizioni di centrare almeno le prime quattro posizioni al termine della stagione regolare. Quindi un confronto importante quello tra il giallo-blu di coach Tagliaferri e naturalmente i bianco-blu di coach Gandini. Ripeto, Palatrincone domenica alle 18, probabilmente a porte chiuse. Andiamo a guardare invece gli altri impegni delle squadre campane. La Delfessa Avellino torna fra le mura amiche dopo la inopinata sconfitta in quel di Cassino. Cambio sulla panchina bianco-verde in settimana, esonerato Giovanni Benedetto, al suo posto Davide Crosariolo, lo ricorderete, giocatore di grande spessore in varie squadre in Serie A e anche ad Avellino nel 2009. Davide Crosariolo è il nuovo allenatore della Delfessa Avellino e esordirà proprio nel match non facile casalingo di domenica alle 18 a Pala del Mauro contro Ruvo di Puglia, contro la capolista Ruvo di Puglia, formazione di grande spessore che però dovrà purtroppo rinunciare nel match con Avellino all'infortunato Diomede. Ma nonostante ciò, i vari Gersetti, Burini, Ammannato e Gatto costituiscono un roster di grande spessore, non per questo insomma naturalmente primo in classifica, quindi direi un roster di notevole spessore per la categoria e notevole spessore tecnico, per carità. Andiamo poi a guardare gli altri impegni delle squadre campane, dopo aver ricordato appunto del Fessa Avellino Ruvo di Puglia alle ore 18 al Pala del Mauro domenica. Per le altre squadre campane c'è da guardare all'impegno casalingo importante, sempre domenica al Centro Sportivo di San Rufo, per il Sala Consilina, che affronta una delle migliori squadre del raggruppamento, la squadra tra l'altro seconda in classifica, la Luis Roma, formazione di ottimo spessore tecnico con i vari Fallucca e poi ancora Lodi, Leghini, Jovovic, Di Bonaventura e Murri. Non sarà facile per il Sala Consilina, reduce tra l'altro dalla sconfitta esterna con la capolista Ruvo, battere i Capitolini, che sono, ripeto, una delle migliori squadre di questo raggruppamento. Siamo sicuri naturalmente che però i salernitani di coach Paternoster ci proveranno. Per il resto vi ricordo che per quanto riguarda la Juve Caserta, reduce dal prestigioso la vestigiosa vittoria interna contro Roseto, che a sua volta veniva da ben 11 vittorie consecutive. Ebbene, i bianconeri casertani con un doja in più proveranno a fare un blitz importante in Puglia sul campo del Taranto, che a sua volta, come avevo già ricordato, ha espugnato il campo di Sant'Antimo nello scorso fine settimana. Attenzione al trio di argentini Sina, Corral e Bruno, ma anche a Conte per la formazione bianconera di coach Luise. Ottenere un blitz importante in Puglia, in quel di Taranto, sarebbe naturalmente fondamentale per rimanere nell'altissima classifica di questo raggruppamento D. Quindi impegni tutti importanti per le squadre campane, con la Virtus Arechi Salerno che viene purtroppo da un filotto di sconfitte. La formazione di coach Ponticello cercherà di invertire il trend negativo di quest'ultimo mese sul campo non facile di Monopoli, contro Ragusa, Ballabio, Annese, Infante, Moretti e compagni. Per i blaugrana salernitani è importante naturalmente tornare alla vittoria per ridare linfa alla classifica e anche naturalmente conquistare morale per questa parte ormai finale della stagione regolare, nella quale speriamo naturalmente la Virtus Arechi Salerno torni ad essere protagonista. Come sempre vedremo, in bocca al lupo alle squadre campane.